Buonasera e ben ritrovati ad una giornata particolare. Questa sera ospite in studio con me il professor Gianvincenzo D'Andrea. Buonasera. Buonasera, buonasera. Chiaramente lo conosciamo tutti, parliamo della Fondazione ISAL che nasce nel 1993 da parte del professor William Raffaeli con l'obiettivo di aiutare le persone che soffrono di dolore cronico e favorire la nascita e la divulgazione di una cultura specialistica nella cura del dolore. Professore, partiamo subito. Un'associazione, voglio dire, che sta dando ottimi risultati non solo nella regione Abruzzo, ma su tutto il territorio nazionale. Ne abbiamo parlato più volte, ma il nostro obiettivo è appunto far conoscere chi è affetto da dolore cronico i benefici di questa terapia. Parliamo subito di numeri e a che livello di conoscenza siamo arrivati fino a questo punto. Quando parliamo di numeri, non possiamo che riferirci a dei dati inequivocabili, e i dati inequivocabili che in qualche modo configurano la dimensione del problema dolore cronico in Italia sono i dati del Ministero della Salute. Gli ultimi dati affermano che in Italia sono più di 13 milioni le persone che soffrono delle diverse tipologie di dolore cronico. E già di per sé questo è un dato significativo perché afferma che nel nostro paese circa una persona su quattro soffre di dolore cronico. Ma l'altro dato ancora più significativo e che dovrebbe farci riflettere ancora di più è il dato sempre di origine ministeriale del Ministero della Salute, che afferma che in Italia sono 4 milioni le persone che non riescono ad accedere alle cure di cui hanno bisogno, le cure che tra l'altro sono riconosciute come dovute, come diritto dalla legge 38-2010. Quindi pensare che oggi in Italia ci sono ancora 4 milioni di persone che non accedono a nessun tipo di cura capace di alleviare la propria sofferenza conseguente alla presenza di una malattia dolorosa, credo che sia un dato che dovrebbe impegnare tutti perché questo dato abbia in qualche modo a ridursi. Non è pensabile che nella situazione attuale, che nella nostra società, ci possa essere un buco nero come questo che poi coinvolge tantissime persone. E il dato ancora più eclatante è che se andiamo a ben vedere qual è la presenza, almeno differenziata per sesso, in questi 4 milioni di persone che non hanno cure, troviamo che al 95% sono donne. Quindi oggi in Italia possiamo affermare che più di 3 milioni e mezzo di donne per alcune patologie dolorose croniche di esclusiva pertinenza femminile non riescono ad avere le cure di cui hanno bisogno e questo è un dato che ci dovrebbe far riflettere molto. Riflettiamo proprio su questo dato. È la mancanza di conoscenza oppure è il medico di base che non consiglia alle donne o all'uomo affetto di patologia di dolore cronico di poter visitare uno dei centri presenti in Italia? Lo stesso Ministero della Salute, nel valutare, diciamo, questi dati, in particolare quest'ultimo, quello relativo a 4 milioni di persone che non accedono alle cure di cui hanno bisogno, non dà una spiegazione univoca. Ritiene che in parte possa dipendere anche dalla mancata conoscenza da parte della popolazione italiana della possibilità di curare la forma di dolore cronico da cui sono affetto in maniera efficace, rivolgendosi ai centri che sono in condizioni di poterlo fare. Dall'altra parte ritiene che possa dipendere ancora oggi da una incompleta conoscenza del problema dolore cronico e delle possibilità di cura oggi disponibili da parte della classe medica e ritiene che questo possa conseguire al fatto che ancora oggi nel corso formativo universitario di medicina
le ore dedicate alla terapia del dolore non sono in numero elevato e quindi ancora oggi la formazione universitaria medica non consente di acquisire il bagaglio di conoscenze necessarie per muoversi agevolmente nel campo della terapia del dolore. E anche questo viene ritenuto come possibile elemento, ma per quanto ci riguarda noi come Fondazione ISAL, a prescindere da quale possa essere la causa predominante, noi riteniamo che tutte e due le strade che devono portare a una riduzione di questa notevole quantità di persone che non riescono ad accedere alla terapia del dolore debbano essere percorse. Quindi noi ci muoviamo per fare formazione specialistica in campo medico attraverso dei corsi che ormai sono conosciuti da tutto il personale medico operante in Italia, perché nella sede di Rimini dell'Istituto di Scienze Algologiche si può dire che sia passata quasi per intero la classe medica che oggi in Italia si occupa di terapia del dolore nei diversi centri. E quindi la formazione specialistica medica è un fattore estremamente importante. L'altro fattore importante è la diffusione della conoscenza nella società, dell'entità del problema dolore cronico, ma soprattutto delle possibilità di cura di questa condizione che a volte raggiunge livelli invalidanti significativi. E quindi noi ci muoviamo perché le persone conoscano che il dolore cronico non è una condanna inesorabile, ma che affidandosi a persone esperte, le persone esperte non possono che essere gli specialisti in terapia del dolore, che sono presenti in tantissime realtà in Italia, nelle strutture ospedaliere e che operano a livelli, diciamo, di complessità diversi. D'altronde è anche giusto che sia così. E quindi chiaramente il messaggio che noi vogliamo dare alle persone che soffrono è che non c'è nessun obbligo a continuare a soffrire inutilmente. Se c'è un dolore cronico bisogna capirne l'origine, bisogna capirne la tipologia e bisogna mettere in atto la cura più efficace, perché a volte il risultato di un dolore cronico è, come dire, questo dolore cronico è il risultato di una terapia inadeguata per il problema presente, perché non è stato ben individuato e classificato. Ecco, a proposito di questo, quali sono le patologie più diffuse? Ma quando parliamo di dolore cronico spesso si tende a identificare questa condizione con quella che affligge i pazienti tumorali in fase terminale. È vero che in molti di questi pazienti la malattia tumorale è associata a una sintomatologia dolorosa abbastanza importante. Ma se andiamo a vedere in quella dimensione che elencavo all'inizio, ossia nella dimensione italiana di 13 milioni di persone che soffrono di dolore cronico, i pazienti affetti da tumore e contestualmente da dolore, giunti in fase terminale, sono una percentuale molto bassa. Ci sono altre condizioni importanti, dolorose croniche, quali per esempio la malattia osteoartrosica grave, associata anche all'osteoporosi, e c'è anche, come dire, tutto il ventaglio delle cefalee, dall'emicrania alla cefalea a grappolo, eccetera. E poi ci sono anche le manifestazioni dolorose conseguenti a alterazioni a carico del sistema nervoso, malattie degenerative del sistema nervoso, la neuropatia diabetica, tutte le neuropatie, diciamo, degenerative. E poi ci sono anche quelle manifestazioni dolorose tipicamente femminili, quali possono essere per esempio la fibromialgia e la malattia dei nervi pudendi. Sono due sindromi dolorose molto molto pesanti per le donne che ne soffrono e che spesso proseguono nel tempo perché non è stata, come dire, identificata per il caso specifico
una terapia che possa dare sollievo. Chiaramente, per chi non lo sapesse, ricordiamo che la terapia del dolore è mutuabile. Per chi in Abruzzo esistono diversi centri. Dove? Esistono diverse realtà, esistono, come dire, ambienti dove comunque il dolore cronico può essere affrontato in maniera adeguata sfruttando le competenze dei medici che si occupano di terapia del dolore. Esistono ambulatori di terapia del dolore e sono pressoché diffusi in quasi tutti gli ospedali della nostra regione. Ci sono poi centri e sono quegli ambienti dove il livello delle cure raggiunge complessità, diciamo, superiori, cioè sia all'Aquila che a Chieti, anche a Pescara, e quindi come dire, sono tantissime le realtà che oggi in Italia possono dare una risposta adeguata ai bisogni di terapia delle persone che soffrono di dolore cronico. Tale proposito, io vorrei dire che per avere come dire, qualche elemento di conoscenza importante, preliminare, per sapere dove potersi curare se si è affetti da dolore cronico, noi abbiamo creato un numero verde al quale, se ci si rivolge, se non altro si viene informati su quale potrebbe essere il centro più vicino alla residenza della persona che chiama, dove potrebbe trovare le cure giuste per il problema di cui è affetto. In Italia sono tantissime le realtà dove è possibile trovare risposta a questo bisogno di cure di chi soffre di dolore cronico. È chiaro che la possibilità, o almeno la concentrazione, la quantità di ambienti dove può essere curato il dolore cronico in Italia non è uguale per tutto il territorio nazionale. Ci sono realtà realtà territoriali dove non ci sono, e purtroppo, come al solito, le realtà dove c'è una minore concentrazione di centri di terapia del dolore è la realtà meridionale. Intanto ricordiamo il numero verde, che è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, 800 101 2 88. Quindi tramite questo numero è possibile richiedere le informazioni necessarie e potersi recare nel centro più vicino. ISAL opera sul territorio. In questo periodo di nascita, che dovrebbero essere poi 8 anni se non sbaglio, i numeri del dolore cronico sono aumentati o sono rimasti uguali? Beh, per capire che cosa sia successo, gli unici dati utilizzabili sono quelli del Ministero della Salute, i quali affermano che il problema, però, a partire dal cosiddetto anno zero, e l'anno zero è il 2000, perché poi lo spiegherò, ad oggi la dimensione del problema sostanzialmente rimane stabile, quindi sono all'incirca 13 milioni di italiani che soffrono di dolore cronico, e altrettanto, diciamo, stabile e modificata è la percentuale di persone che non riescono ad accedere alle cure di cui hanno bisogno. Che significa questo? Significa che ad oggi, nonostante le disposizioni previste nella legge 38/2010, che è una legge importantissima perché è la legge che nel nostro paese riconosce il diritto ad essere curati quando si è affetti da una patologia dolorosa come un diritto a cui lo Stato deve dare una risposta, ebbene, nonostante, diciamo, 8 anni, sembrerebbe che le disposizioni presenti e previste nella legge non, di fatto non abbiano inciso in maniera significativa. Perché è una patologia, secondo lei, che viene sottovalutata rispetto ad altre? Perché credo che ancora oggi il problema dolore, e quindi la necessità, quando si affette da questa malattia, perché il dolore cronico è una malattia vera e propria, diversamente da ciò che succede per altre malattie,
forse non è ancora consolidata l'abitudine, ma dico anche la valutazione di rivolgersi allo specialista. Cioè, mi spiego, immaginiamo che ci sia una persona che ha un problema, no? Per cui questa persona quando cammina ha dolore a un'articolazione. La persona immediatamente si rende conto che ha un problema per il quale vale la pena interpellare l'ortopedico. Certo. E quindi si ritiene che sia giusto rivolgersi allo specialista ortopedico. Ancora oggi, quando ci si trova di fronte a un problema di dolore cronico, non è ancora, secondo me, ben consolidata nella società la considerazione, l'idea che ci si debba rivolgere allo specialista del dolore e della terapia del dolore. E quindi questo che cosa porta? Porta inevitabilmente alla prosecuzione in una condizione di dolore che invece potrebbe essere tranquillamente o eliminata o sensibilmente alleviata. Che cosa significa? Significa che bisognerebbe essere consapevoli del fatto che la malattia dolore ha maggiori possibilità di cura se viene trattata da chi ha le competenze migliori per poterla trattare. L'ortopedico ha le competenze ortopediche, così come il cardiologo ha le competenze cardiologiche, e lo specialista in terapia del dolore ha le competenze per trattare il dolore cronico. Ecco, ISAL sta facendo un ottimo lavoro sul territorio, proprio su questo mi volevo soffermare, sul fatto di dare informazioni su quella che è il dolore cronico. Parlavamo prima, il dolore cronico purtroppo è una malattia che porta altre malattie. Parlavamo di depressione, di isolamento e quindi solitudine, e quindi sicuramente chi sta dall'altro lato deve conoscere il dolore cronico, certo, giusto? Certo, chiaramente il dolore cronico si comprende che è quel dolore che dal momento in cui è iniziato poi non va più via. Non va più via, diciamo, banalizziamo il tutto, prosegue nel tempo. E il problema è che bisognerebbe capire che tipo di dolore è questo dolore che iniziato poi prosegue nel tempo, non cessa. Perché? Perché non è detto che il dolore presente in una persona cronico sia uguale a un dolore cronico presente in un'altra persona. Non tanto per la sede in cui viene localizzato questo dolore cronico, ma per la tipologia. Perché chi si occupa di dolore cronico sa sostanzialmente che il dolore cronico può grosso modo essere classificato in due grosse categorie. Esiste il dolore cronico che ha una origine nocicettiva, poi cercherò di spiegare che cosa significa, e il dolore cronico che ha un'origine neuropatica. Partiamo da quest'ultimo, il dolore cronico che ha un'origine neuropatica è un dolore cronico che deriva dalla modificazione, dalla degenerazione del sistema nervoso centrale in qualche punto del sistema nervoso centrale stesso. Questo cambiamento della struttura normale del sistema nervoso centrale, dai nervi periferici, dalle terminazioni, anche a livello cerebrale, di fatto che cosa fa? Scatena una serie di impulsi che poi a livello cerebrale vengono classificati e catalogati come impulsi dolorosi. Viceversa, il dolore di tipo nocicettivo è un dolore che origina dal fatto che nel vari apparati, strutture dell'organismo umano, in conseguenza di alcuni cambiamenti strutturali, per esempio un caso emblematico potrebbe essere l'artrosi, si originano stimoli che sono poi classificati come stimoli dolorosi. Il dolore nocicettivo rispetto al dolore neuropatico ha una origine quindi diversa e pretende una terapia diversa. Quindi per poter curare bene il dolore cronico che è riferito dalla persona bisogna conoscerne le caratteristiche, i sintomi, bisogna sapere come andare a verificare la presenza
di alcuni fenomeni rispetto ad altri, per poter poi concludere qual è la diagnosi, se non altro, di dolore neocicettivo, dolore neuropatico, perché i farmaci del dolore neocicettivo non funzionano in quello neuropatico. E quindi, se non si ha almeno un'idea di base di qual è il tipo di dolore presente, difficilmente si potrebbe raggiungere l'obiettivo voluto di dare sollievo alla persona con una cura, perché se la cura è giusta, è bene, funziona, se la cura non è giusta, non funziona. E quindi questo poi crea un altro danno aggiuntivo, ossia che il paziente si convince che per il suo problema non ci sia nessuna possibilità di cura, e chiaramente il soffrire 24 ore al giorno, nel convincersi che per il problema presentato non ci sia cura, porta inevitabilmente a tutta una serie di modifiche della psiche che poi sfociano nella depressione e anche nella profonda depressione, che porta anche a mettere in atto manifestazioni suicidiarie, insomma. Lei da 4 anni sta diffondendo la voce ISAL su questo territorio. Ricordiamo che è doveroso sostenere ISAL. ISAL non solo crea eventi, ma un sostegno che si può dare direttamente alla fondazione è quello di donare il 5 per 1000. Il numero è 9102054046. Devolvere il 5 per 1000 per la beneficenza e per la ricerca, questo è importante. Oltre a questo, ISAL però in questi 4 anni ha fatto tanto sul territorio, ha creato eventi e non ultimi il prossimo, il 24 aprile al Teatro Caniglia e il 21 maggio invece a Pescara al Teatro Massimo. A cosa servono questi eventi sul territorio? Servono a raggiungere 2 obiettivi significativi e convergenti. Il primo obiettivo è rappresentato dalla possibilità di ricevere contributi per l'attività di ricerca che l'ISAL svolge. Infatti, gli eventi appena citati sono eventi organizzati da un'associazione benemerita presente a Sulmona, ed è la Nomani Fan Club, che ha come presidente il vulcanico Vincenzo Bisestile, che ha ritenuto in qualche modo, avendo compreso le ragioni dell'attività di ISAL, favorire la ricerca e quindi di destinare parte del ricavato di questi eventi, eventi musicali, ad ISAL perché porti avanti la propria attività di ricerca. E questo è un aspetto importante, perché fondazione scientifica, se non fa ricerca, non è una fondazione scientifica. ISAL fa ricerca da tanti anni e, grazie alle ricerche effettuate da giovani ricercatori, perché ISAL affida la ricerca sempre a giovani ricercatori, alcuni di questi tra l'altro poi sono abruzzesi, addirittura peligni, come il dottor Vanni Caruso, questa ricerca ha consentito di raggiungere obiettivi importanti nella terapia di alcune manifestazioni del dolore cronico, come per esempio il trattamento della cefalea al grappolo, che oggi si avvale di alcune molecole, di alcuni farmaci che si sono dimostrati particolarmente efficaci, e quindi possiamo dire che il futuro dei pazienti che soffrono di questo tipo di cefalea sarà sicuramente molto più roseo rispetto a quello attuale, ed è quindi una cosa importante. L'altro aspetto importante di queste manifestazioni, questi concerti, ma poi ce ne sono anche altri che noi abbiamo organizzato e che vogliamo ripetere, sono conseguenti alla possibilità che in queste occasioni tantissime persone possano essere informate, e quindi quello che viene da noi ritenuto come un fatto particolarmente significativo, cioè la informazione diffusa, la divulgazione del problema dolore cronico, ma soprattutto della possibilità della cura del dolore cronico, è una cosa diciamo non banale. E quindi chiaramente maggiore è la diffusione della conoscenza delle possibilità di cura del dolore cronico, maggiori, secondo noi, sono le possibilità
che quei 4 milioni di persone che soffrono di dolore cronico possano diminuire, perché sanno che per il loro problema c'è una cura e che scegliendo di andarsi a curare nel posto dove probabilmente le chance di successo sono maggiori, diminuiscono, e quindi chiaramente c'è un vantaggio abbastanza importante e significativo per tutta la comunità e tutta la società. Ecco, siamo partiti da pochi mesi con il nuovo anno, tanti gli eventi calendarizzati, ma quelli più importanti saranno per settembre più o meno. Sì, per settembre ci sono eventi molto importanti nella nostra realtà territoriale del centro Abruzzo e d'Abruzzo, e altrettanto importanti chiaramente a livello nazionale. Qui per quanto riguarda la nostra realtà territoriale, noi ripeteremo il 15 settembre una bellissima iniziativa che c'è stata l'anno scorso, In bicicletta contro il dolore, una manifestazione in cui abbiamo riscontrato grandissimo successo, grandissima adesione da parte di più di 350 persone che quel giorno hanno ritenuto di partecipare alla passeggiata cicloturistica da noi organizzata. È stato un momento, diciamo, di serenità, di gioia, di sport, ma anche di conoscenza di ISAL, di quello che fa ISAL, e anche di sostegno alle iniziative di ISAL. Quest'anno, come dicevo, si ripete la manifestazione il 15 settembre. Ma in concomitanza con questa manifestazione ci saranno poi due eventi, chiamiamoli di carattere scientifico. Uno propriamente divulgativo, per cui un evento rivolto, come dire, al grosso pubblico, in cui affronteremo alcuni argomenti che possono risultare interessanti, faremo conoscere alcuni come di percorsi di cura di forme di dolore cronico abbastanza diffuso, comuni, parlando proprio direttamente con chi non è esperto, chi non è medico, e avremo invece un evento in cui, parlando proprio alla classe medica, parleremo di risultati, delle innovazioni, delle nuove strategie di cura per alcune condizioni di dolore cronico che si presentano ancora oggi un po' problematiche, nel senso che sono stati fatti passi avanti, cose importanti sono state raggiunte, ma c'è ancora abbastanza da lavorare per far sì che chi è affetto da alcune particolari forme di dolore cronico possa ricevere il sollievo completo, insomma, con le cure messe in atto. Ecco, lei più volte ha definito il dolore cronico un'epidemia silenziosa. Speriamo che attraverso questa informazione, questa divulgazione a tappeto, questa epidemia non sia più silenziosa, ma sia conosciuta e curata nel modo adeguato. Prima di concludere, ricordo ancora l'evento del 24 aprile, importante per il territorio, per la ricerca. Quindi il concerto è The Beatbox al Teatro Maria Caniglia. Bisogna prenotare perché altrimenti si rischia di non trovare il posto, e ci si può rivolgere al numero 389-9737-620, è il numero di Vincenzo Bisestile, che ringraziamo, lo conosciamo tutti in questo territorio perché ha fatto grandi cose per la nostra città. Speriamo di vedervi numerosi, perché sarà una serata, voglio dire, per ascoltare della buona musica, ma soprattutto per aiutare la ricerca. Io la ringrazio come sempre di aver accettato il nostro invito. Grazie. Speriamo di vederci presto. E a voi telespettatori lascio una buona serata e vi do appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.